questo appuntamento del Maggio dei Monumenti. Sappiamo bene che questo Maggio dei Monumenti è un'iniziativa che ormai ha già qualche decina d'anni, 10 anni di attività in Campania, diciamo a Piano è il secondo anno che viene diciamo, organizzato grazie alla Proloco, all'impegno di Marco della Proloco e diciamo di tante persone disponibili che aprono le loro aziende, aprono i loro giardini, aprono diciamo, i loro ricordi alla fruizione del pubblico più grande, più vasto. La bellezza di quest'anno, di questo Maggio dei Monumenti, è che si esce dagli schemi diciamo, tradizionali della visita ai monumenti, della visita alle chiese, della visita ai tesori, dell'arte e della cultura. E entriamo in qualcosa che è anche tradizione, è anche artigianato, è anche territorio. Quindi questo Maggio dei Monumenti prevede una serie di attività un attimino più, diciamo, più impegnate, ma diciamo anche più interessanti, perché poi è vero, dovendoci limitare al territorio di Piano come attività culturale, diciamo non è che poi ne possiamo parlare ogni anno aggiungendo sempre cose nuove, ma puntiamo a degli approfondimenti. Il primo approfondimento, l'approfitto per dirlo, è che dalle attività culturali che l'anno scorso sono state un po' evidenziate, sono state un attimino messe in risalto, abbiamo verificato, abbiamo tutti quanti guardato che nelle belle chiese che abbiamo, in particolare nella chiesa della Basilica della Santissima Trinità, che è, diciamo, è stato definito uno scrigno d'arte, uno scrigno di tesori di Piano di Sorrento, alcune opere erano veramente in condizioni un po' precarie. Colpa di nessuno, colpa del tempo, sicuramente non si può accusare nessuno di aver, sono delle cose che hanno nella nostra casa, le cose che hanno 100 anni, 150 anni e magari se pensiamo anche a 500 anni, come è il caso di alcune opere che stanno a Trinità, il tempo crea del disagio, crea della vecchiaia, crea delle ricadute, sono cose ovviamente, si tratta di tele, di pitture, di situazioni che ovviamente non hanno il corso del tempo. Per cui, ecco, mentre l'anno scorso abbiamo visto queste opere anche nella loro debolezza, nella loro fragilità, quest'anno l'idea della Proloco, e ringrazio Marco per questo, è stata quella di fare in modo che almeno una tela di questa della Basilica di Trinità venisse restaurata. E è un risultato, questo è l'obiettivo. L'obiettivo non è solo la conoscenza del monumento, l'obiettivo è anche il recupero, il restauro, la, diciamo la